E ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo di nuovo su Resident Evil 3. E ricominciamo dove ci siamo lasciati, messi non bene ma un po', diciamo, discretamente, chiamiamolo, diciamo così, dai. E continuiamo con la nostra storia. Allora, non abbiamo mappe. Questa porta è chiusa, vediamo se ce la fa aprire con quella chiave. Che è? Scherzavo, era quella. È chiusa, sotto la toppa è impresso il dio del tempo. Perfetto, quindi dobbiamo andare da questa parte. Ok, siamo nella... Cosa c'è di qua? Un vecchio carillon. C'è qualcosa scritto sul coperchio. SGSSGS. E un attimo, perché mi serve per forza un blocchetto, perché io ho la memoria di un bradipo, come ho detto in qualche video precedente. Quindi un attimo solo. Ok, SGSSGS. Perfetto. L'abbiamo scritto, quindi direi di continuare. Cosa c'è qua? Cos'è sto coso? Vuoi prendere lanciamine? È bellissimo, mi piace, mi piace. Ha qualcosa nella mano. Istruzioni dell'operazione. Ordini per la squadra UBCS Eco. Ripulite l'area centrale colpita dall'infezione e poi evacuate i cittadini superstiti sulla torre dell'orologio. Tra i civili ricordatevi di dare priorità agli impiegati affiliati con Umbrella e fate attenzione ai soggetti infetti, molto resistenti a colpi di arma da fuoco e pericolosi se fatti avvicinare. Procedure di evacuazione. 1. Dopo aver completato la missione o nel caso diventi impossibile portarla a termine, evacuate immediatamente. 2. Manderemo un elicottero che staziona in periferia nella piazza che si trova di fronte alla torre dell'orologio. 3. Quando siete pronti per l'evacuazione, suonate le campane della torre per avvisare l'elicottero. Quindi dobbiamo far suonare il cadavere di un mercenario, potrebbe essere morto mentre combatteva. C'è niente, non mi dà niente. Vabbè, mi ha dato un fucilazzo. Ok, quindi in teoria forse la nostra priorità è suonare le campane. Abbiamo trovato la mappa, perfetto. Ok, un spray medico che potrebbe tornarci utile, anche se non mi sembra il caso di prenderla adesso, soprattutto per il semplice discorso che magari potremmo trovare dell'erba. Mamma mia che stonato sto carino. Ok, un vecchio carillon non funziona più. C'è qualcosa scritto sul coperchio. GSGGSG. Allora, io me lo scriverei, anche se non lo so, vabbè, noi lo scriviamo, non si sa mai cosa potrebbe essere questo queste lettere, cosa potrebbero significare. GSGGSG. Perfetto. Secondo me ci tornerà utile magari in qualche puzzle, qualcosa che dovremmo fare, non saprei sinceramente. Vediamo un po' com'è la situazione. Allora, lì ci abbiamo tutte le porte aperte. Sopra ci abbiamo quella chiusa che non so dove ci porta, però vabbè. Quindi direi di guardare un attimo questa stanza. Ah, dell'erba blu, benissimo. Diamo un'occhiata a queste stanze, vediamo cosa c'è qua dentro, benissimo. Allora, fucilazzo a pompa. Sosby, ma quanti ne siete? Quanti ne siete? Mollo, subitissimo. Che cazzo. Vaffanculo, pezzo di merda. Velocizzati, dai. No, non morire adesso. Bravissima. E a questo punto direi di prendere subito il veleno. Ci abbiamo l'erba blu qua dietro. Fortunatamente l'abbiamo vicina.
Mamma mia, che situazioni. Erbe blu, vuoi utilizzarle? Sì. Perfetto. Direi di prenderci a sto punto dello spray medico, anche se volevo conservarlo, però vabbè, dai. Proseguiamo con la nostra storia, va. Vediamo cosa c'è in questa stanza. Non c'è niente nel camino. Vabbè. Ok. Mamma mia. Qui la porta cos'è? Ah, quella porta è chiusa, quindi proseguiamo qua, vediamo cosa c'è. Anche se c'è un'area di salvataggio, se non ricordo male. Pare di aver visto la S. E infatti, perfetto. Direi, intanto ci controlliamo il posto. Magari troviamo qualcosa. Cos'è? Una chiave. Chiave torre, ok. Vediamo. È una chiave ornata con un pezzo di orologio. Vuoi vedere? No. Scherzavo, raga, tranquillo. Ok, non c'è più niente. Quindi direi di posare. Cos'altro c'è? Ti prego, minchia no. Facciamo una cosa, salviamo la partita. Ehi, lanciamine, lanciamine. Io non so se portarlo me l'ho appresso. Eventualmente, boh, se moriamo in tal caso poi torniamo. Prendiamo il lanciarrazzi, non so. Lanciagranate, volevo dire, magari il lanciarrazzi. Salviamo la partita. Sì. Ok. La salviamo qua. E direi di proseguire con la nostra storia. Non mi è piaciuto molto quel... Mamma mia, che cosa ci sarà adesso? Che cazzo, no, vabbè. No, vabbè, io ci vado proprio in bocca ogni volta, porca puttana. Vediamo se quella porta si apre. Dove ci porta? Fuori. Vabbè, a sto punto andiamo, non lo so, penso che porta fuori. Ho una grande stanza, credo. Anche se ci ho visto... infatti fuori, benissimo. Erbe blu, non ci servono in questo momento. C'è niente? No, è mollate, vabbè, pure i corvi si ci mettono, e dai. Andate a fanculo, va. Non c'è niente, manco... tanto vale evitavo questa strada, però vabbè, dai. Dunque, dobbiamo adesso, in teoria, controllare le stanze di sopra, anche se... direi di andare a vedere quella porta chiusa che c'è lì. E vediamo se riusciamo ad aprirla con la nuova chiave che abbiamo trovato. Vediamo, magari troviamo qualcosa, non so. Proviamo, dai. Ok. È chiusa sotto la toppa impresso il dio del tempo. L'ho capito, però... non me la fa unire, scusami. Vabbè, niente. Mi sa che ci vorrà un'altra chiave, va bene. Andiamo sopra. Andiamo a vedere un po' cosa c'è sopra. Speriamo non mi appare il Nemesis, perché veramente... che è sto coso? Perfetto, anche se i ragnetti qui... non sono molto vivaci. Benissimo. Ecco, infatti. Via, come se non ci fosse un domani. Vuoi premere l'interruttore? Sì. Perfetto. Erbe rosse. Ma no, che mi dai magari delle erbe verdi, no, eh? Sopra c'è una stanza di salvataggio. Speriamo ci sia il baule. Vabbè, dai, prendiamone una. Eventualmente poi la prendiamo successivamente. Qua che c'è? Vuoi utilizzare la chiave lunetta? Ok. Questa chiave è ora inutile. Vuoi lasciarla? Sì. Perfetto. Non è il caso di salvare di nuovo la partita. Anche perché l'abbiamo salvata poco fa. Non è che siamo andati chissà dove. Cos'è? Vuoi prendere ingranaggio argentato? Va bene, dai. Ingranaggio argentato. Cosa c'è qua?
Nastro, però aspetta, prima voglio dare un'occhiata un po' in giro, voglio vedere se c'è il baule. Cosa c'è qua? Vuoi prendere mine? Sì, prendiamole perché magari. Ok, c'è il baule, quindi prendiamo i nastri. Perfetto. Dunque, qua c'è un non so che cosa, vabbè, intanto posiamo lì. Lì vedo degli ingranaggi, magari possiamo mettere quello. Intanto posiamo questo. Dunque, qua, perfetto. Va bene, dai, vediamo se riusciamo a mettere questo di qua. Un bel aggeggio ornamentale. No, questa. Ok, va. No, scherzavo. Non va. Un bel problema, non succede niente. Ok. Ce l'ha ridato, vero? Sì. Vediamo cos'era qualcosa lì. Un carillon con una decorazione elaborata. Ci sono degli interruttori marcati dalla A alla F. Vuoi azionare gli interruttori? Sì. Il suono sembra simile a quello che c'era giù nella hall. Muovili su o giù? S su, giù, SGS, sì, ok. Quindi dobbiamo farlo suonare male o bene? Non penso bene, no? Il primo era S. Giù. Su, su, giù, su. Quindi. Interruttore CD. F. Giù S, sì. In teoria dovrebbe andare già così. Perfetto, dovrebbe essere. Ok, infatti. Benissimo, cos'è? Un orologino? No, una chiave. Catena Cronos. Vediamo com'è. Esaminiamola. Una catena fatta per adorare il dio del tempo. C'è un buco per una vite vicino all'orologio. Ok, la dobbiamo collegare a quella. Perfetto. Così andremo ad aprire la porta che c'era. vabbè, a questo punto. Possiamo l'ingranaggio perché in questo momento non ci serve. Se non troviamo. Magari una. Forse sicuramente ce ne vorrà un altro. Da collegare insieme. Direi di andare, sì. Va bene. Andiamo, dai. Sì, perfetto. Potevo prendere anche quella. No, e ancora no, e dai però. Oh, ci fa scegliere, perfetto. Usa la luce, usa la corda. La corda. Boh, che cos'è? Ah, vai di corrente, vai così. Vai così, facciamo prendere un po' di scosse, vai così, benissimo. La testa gli doveva saltare però. Mi hai lasciato niente, amico bello. Sì, mi ha lasciato qualcosa. Dai, fammelo prendere. Oh, ecco, bravissimo. Perfetto, benissimo. Io direi di salire e andare a prendere e salviamo la partita perché veramente non mi convince questa situazione. Andiamo su. Perfetto, ok. Direi che abbiamo tutto. No, si è svegliato. Speriamo che non sale. Allora, posiamo intanto questa. Prendiamo il resto della Eagle qua. Perfetto. Allora, ragazzi. Intanto fatemi vedere un po' che cos'è sta Eagle. È una pistola o una Magnum? Pistola da concorso per tiratori scelti. Usa proiettili da 9 mm. Ok, quindi questa invece. Proiettili 9x19. Io direi. Questa la posiamo. E ci teniamo la Eagle. Tanto usa gli stessi proiettili. E dato che abbiamo sentito quel pezzo di merda bussare lì. Urlare.
Perfetto, ci prendiamo le nostre granate. Un attimino, che... Ok, queste le uniamo a quelle. Prendiamo il salvapartita e ci salviamo la partita, così bene o male continuiamo magari in modo stealth. Salva la partita. Centro commerciale, sì, passiamo lì. Ok, andiamo a posare quello che magari potrebbe capitare di trovare qualcosa, anche se siamo troppo pieni, troppo però. Allora, io non so se lasciare magari il fucile a pompa. Sì, dai, lasciamo il fucile a pompa per il momento. Ci armiamo di lanciamine. Speriamo che vada. E speriamo di non fare brutta figura. Via così. Sì. Speriamo che non si è svegliato. Si è svegliato però non c'è più. Non immagino dove lo potremmo trovare. Sicuramente alla hall, ne sono convinto. Sono convinto che sia qua. Ora me lo trovo davanti, sicuro. Sicuro come la mano. Io scappo. Tanto. Non c'è. Dovrebbe... Ok, andiamo. Questa chiave ora è inutile. Vuoi lasciarla? Sì. Merda. Lancia granate. No, che cazzo ho fatto? Ho sprecato un... Vaffanculo. Ma sei morto o no? Ma quanti ce ne sono? Ma vuoi morire? Dai. Altre granate. No, ci abbiamo il veleno. Dobbiamo andare nella hall di nuovo. Dai, mollatemi 2 secondi. Torniamo perché il veleno poi piano piano ci fa peggiorare la nostra situazione salutare. Quindi è il caso di prenderci l'erba blu. Dove vai? Ok, vuoi utilizzare? Sì, perfetto. Ah, stiamo pure ok, perfettissimo. A questo punto uniamo le granate in modo tale di avere bello carico il lanciagranate. Vediamo. Non c'abbiamo più niente? Ok. Qua ce n'era un altro, mi pare. E infatti, guardalo che è carino. Il nostro amichetto. Dai, è così. Cosa ci dà? Il taccuino del mercenario. 26 settembre, sono passate solo 3 ore dall'inizio della missione, ma della squadra siamo rimasti solo Campbell ed io. E il numero degli zombie è assai superiore alle aspettative e la città non ha più speranze. Ci siamo iniettati il siero antivirus, ma non sono sicuro che funzioni. Non so se ne uscirò vivo. 27 settembre. Siamo riusciti a raggiungere la torre dell'orologio. Nel panico abbiamo saccheggiato cadaveri di altri militari, utilizzato i sopravvissuti come esche. Siamo stati istruiti ad agire così per sopravvivere in missione, ma non mi è mai piaciuto farlo. Ad ogni modo, una ragazza mi ha preceduto alla torre. È una dei sopravvissuti, assomiglia molto a mia sorella, prima che morisse di fame. 28 settembre, desidererei abbandonare questo posto il prima possibile, ma la ragazza non vuole, suo padre si oppone a lasciare la città in cui riposa la adorata moglie. Vorrei proprio salvare questa ragazza, anche se Campbell mi ha insegnato che la cosa più importante è badare alle nostre proprie vite. Effettivamente, prima la pensavo anch'io così, ma ora... La torre del... mi sa che si sono innamorati. La torre dell'orologio è diventata estremamente pericolosa e non voglio ripetere più certi sbagli. Ok, mi dai niente?
Cosa c'è là? Oh, ci sono cose da prendere. Intanto vediamo qua dietro se c'è qualcos'altro. Cos'è? Lancia... vabbè. Munizioni di mine. Vabbè. Non ce la fai, bella. Vabbè. Ok, vediamo cosa c'è qua. La statua di una vergine che sorregge un vassoio. C'è una sfera d'ambra sul vassoio. Ok. E mo arriva il bello. La statua di una vergine che sorregge un vassoio. C'è una sfera ossidiana sul vassoio. Ok, prendi pure questa. E prendiamo adesso la terza. La statua di una vergine che sorregge un vassoio. C'è una sfera cristallo sul vassoio. Ok, prendi pure questo. Visto lì c'è un orologio. C'è un vassoio sotto il quadro. Ok. Quindi rappresenta nascita, vita e morte, credo. Sì. Quindi aspetta, vediamo un po' com'è la situazione. Questa era vergine. Ah no, aspetta. D'ambra, ossidiana e cristallo. Cristallo suppongo vada al centro. Dea del presente. C'è un vassoio sotto il quadro. Vediamo se ci dà magari qualcosa nel... Una sfera di niente, ok. Proviamo ad usarla. Vuoi mettere sfera cristallo? Sì. Ok. Non so, magari sfera d'ambra. Ok. E lì mettiamo quella marrone, che mi sa di vecchio. No, mi sa che non c'entra nulla. Forse dobbiamo farle raggiungere la mezzanotte, credo. O il mezzogiorno, se vogliamo definirlo. Mettiamo qui quest'altra. Facciamo questa. Ok. Proviamo a mettere qua questa di qua. Niente. E a questo punto... boh. Proviamo allora così. Scusami, eh. Giallo, marrone, azzurro. Quindi... Qua ci mettiamo quello giallo. Proviamo così. Giallo. D'ambra, ok. Il cristallo l'abbiamo messo all'ultimo, quindi... No. Dai. Sì. Oh, perfetto. Dovevamo solo seguire la posizione delle statue. Tutto qui. Un altro ingranaggio. Quindi suppongo vada a collegarsi con quell'altro. E a questo punto possiamo anche tornare. Sì, di sopra dobbiamo andare. Quindi andiamo veloci, veloci. Ed eventualmente ci salutiamo direttamente lì. Speriamo di non incontrare il Nemesis da queste parti, perché non mi sembra il caso di affrontarlo, anche se siamo armati fino ai denti. L'unica cosa che ci manca è uno spray medico, comunque qualcosa per poterlo affrontare, perché se lo affronti solo con le armi e poi non ti puoi curare in nessun modo, non è che sia il top del top. Allora, vediamo un po'. Vai così. Perfetto. Dunque, il baule era di qua, sì. Ok, prendiamo l'altro ingranaggio e li uniamo. Dov'è? Intanto mi preparo col... Questo, perfetto. Ok, come immaginavo. Un bel ornamento, sì. Vai così. Perfetto. Stanno suonando le campane.
Salviamo la partita. E vabbè, io a questo punto vi direi, vi farei vedere il filmato magari. Che mi ricordo che dopo aver suonato le campane c'era un filmato. Vabbè, salviamo qua. Non so se salutarci adesso, magari farvi vedere cosa succede più o meno dopo. Sì, dai, facciamo così. Vediamo cosa succede dopo aver suonato le campane. Suppongo già sia il caso di andare. Anche penso, secondo me già siamo. Siamo alla fine, penso. Non mi ricordo, sinceramente. Facciamo così, dai. E dove dobbiamo andare? Fuori? Ah, ecco, c'è direttamente la storia, perfetto. L'immagine. Vabbè, il video. Dai, è finita? Eh sì, finalmente. Che è sto posto? No, vabbè, non mi dire che è il Nemesis. Niente, a posto, infatti. Come non detto, come non detto. E non abbiamo nemmeno... Ciao. Dai. A chi cazzo spari, figlia mia? Però siamo messi malissimo. Boss nel caricatore di carica fallita. Ah, ok. No. No, vabbè. Niente, raga, a questo punto ci salutiamo. Eventualmente lo affrontiamo nel prossimo video direttamente, dai. Che dire, ragazzi, per questo video è tutto. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, lasciate un mi piace, un commento e condividete sempre con i vostri amici il più possibile. Facciamo vedere, fatemi vedere se vi piace la serie. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!